Bel colpo e la fortuna dei viventi, stasera niente meno il presidente della provincia, l'avvocato Corappello, il vicepresidente Costantino, l'assessore Gioffre, meglio di così, cediamo subito il microfono al presidente. Prima di fare gli auguri però un piccolo riassunto sull'attività amministrativa. Ma non possiamo fare un piccolo riassunto perché sarebbe, diciamo, dovremmo soffermarci da ora fino a domani mattina, ma siccome tutti abbiamo fretta, ecco, allora riassumiamo. Due o tre punti, punti fondamentali, sì. La stabilizzazione, ecco, che dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, che in un periodo in cui, come dire, si soffre molto per la crisi che investe l'Europa, l'Italia, il mondo, cioè, quindi c'è un problema grave di occupazione, noi riusciamo a stabilizzare dopo 10 anni 157. 157 diciamo lavoratori che erano parcheggiati in questo famoso bacino che, ripeto, attendeva 10 anni. Poi c'è il problema della cultura, no? Ecco. Nel settore della cultura abbiamo fatto grandi cose nel periodo estivo, no? I 10 buoni. Nel settore della viabilità, dell'edilizia scolastica, abbiamo inaugurato delle scuole, il liceo scientifico Volto di Reggio, prossimo quello di Palma e della Ionica, poi abbiamo approvato, adottato il famoso, diciamo che è stato un anno intenso, territoriale di coordinamento provinciale che riguarda l'assetto del territorio, quindi come dire, abbiamo noi nel turismo, abbiamo nell'ambiente tutta una serie di iniziative, tra l'altro tutto quello dei pannelli solari, dello smaltimento dell'amianto, insomma, quindi molte cose. Quindi nel 2009 consolideremo, diciamo, i risultati raggiunti, e quindi l'augurio che rivolgiamo a tutti è che sia un anno di pace, di serenità, di salute, e che porti anche tanto lavoro, insomma, e occupazione. Grazie al presidente. Ecco, il vicepresidente Costantino, ecco, ci sono due medici, uno a sinistra e uno a destra, uno provenienza del Melitese e l'altro del Palmisano. Ecco, una battuta su questa, sull'attività amministrativa, e un augurio. L'augurio è di pace e di serenità a tutti, e poi già sunto il presidente ha riassunto veramente tutto quello che è stato di buono e prodotto dall'amministrazione provinciale, con intenso lavoro da parte di tutti dell'esecutivo. È ovvio che un accento particolare io devo rivolgerlo all'attività del mio settore, che è il settore del personale, con la stabilizzazione di 157 soggetti, come diceva prima il Presidente. In un momento di grande crisi economica per tutto il Paese, questo è un segnale che noi diamo come amministrazione di grande sensibilità a quello che è il mondo dell'occupazionalità e il mondo di un incremento e di rilancio per un tessuto sociale che merita di essere in un certo senso attenzionato anche dagli organi della politica, forse in primis. Quindi un segnale di ottimismo nonostante la recessione sia alle porte. Sì, assolutamente sì. Quindi il dottore Santo Gioffre, grande personaggio della cultura, scrittore, medico, politico. Ecco, parliamo di Artemisia Sanchez. Bene, io volevo dire che in ogni caso, a differenza di altri, la crisi non la pagheranno gli elementi più deboli, no? Perché qua in Italia la crisi ci stanno abituando a pagarli i poveri, si vedono i consumi che sono stati fatti, quelli che non hanno consumato sono i poveri. Noi invece verso questi andiamo incontro con questa che è una straordinaria, forse noi potremmo anche non fare nulla, ma la stabilizzazione già di per sé sicuramente gran parte del programma che ci eravamo posti lo risolviamo. Che sulla cultura certamente abbiamo, sicuramente questo palazzo si è riaperto, come vedete, è continuamente sede di convegni, di mostre, di dibattiti, di bellezze anche se uno visita il palazzo. Sulla cultura abbiamo affrontato tutte le tematiche, sono quelle della valorizzazione del territorio, del patrimonio, delle culture tradizionali, ma anche dei grandi poeti e scrittori che noi abbiamo avuto, ma anche con delle mostre che abbiamo fatto, ma anche e soprattutto la pubblicazione di libri che riguardano la provincia di Reggio Calabria. Di Artemisia che vi devo dire? Che stasera c'è l'ultima puntata, vedetevela. Penso che abbia portato alla provincia di Reggio Calabria grande notorietà, visto che l'hanno vista
fino adesso 28 milioni di italiani. Quindi anche grande soddisfazione, grande personale. Ma più che personale, guardi, io questa realtà, come appartenente anche a questa provincia, mi si permette di dire senza enfasi, senza voler, anche a come noi concepiamo tra di noi i rapporti col Presidente, che si sta rivelando anche andando incontro chi diceva che il Presidente cammina piano, si sta rivelando un ottimo amministratore. Noi ci sentiamo, lui ci dà le linee guida, ma noi in fondo siamo le sue braccia che operiamo per mandato suo. I risultati si stanno vedendo. Adesso partiamo con un grande progetto del Global Center sulle strade e affrontiamo una volta per tutte le problematiche che ci sono nelle strade provinciali. Quindi, Assessore, un messaggio per il 2009? Un suo messaggio? Il 2009 che la provincia sicuramente di Reggio Calabria corre più di altri, senza avere timore di mettersi a confronto con altri. E lo facciamo affrontando e dicendo le cose dopo che li facciamo, non prima, perché gli annunci a noi non ci servono. Bene, ringraziamo il Presidente. Grazie tanti e tanti auguri all'Assessore, al Presidente e al Vicepresidente. Viva la provincia di Reggio Calabria. Grazie a voi.